Ciao, benvenuti a Cazzeggio Campagnolo. Come produrre e condividere un podcasting in YouTube. Suggerimenti, strumenti e contenuti. Ciao a tutti, in questa breve chattata ragionerò rapidamente degli strumenti per fare podcasting. Ne parlano tutti e anch'io ho deciso di dire due parole su questo tema. Allora, la prima cosa che vi serve è un hosting. Vi basta un account su YouTube. Io, fossi in voi, starei lontano dalle comunità come Spreaker e altre piattaforme per fare podcasting, perché per una serie di ragioni danno meno visibilità di quanto sia possibile ottenere in YouTube. Inoltre sono anche a pagamento, mentre YouTube è gratis. Un'altra cosa che vi serve è un microfono. Non vi serve spendere molto denaro, è sufficiente mettere a budget circa 25 euro e poi, diciamo, comprare un buon microfono entry level per iniziare a fare delle registrazioni con un livello di qualità decente. Poi vi serve del software di registrazione. Audacity è gratis, oppure, male che vada, potete adoperare anche il registratore di Windows, che è proprio primordiale, ma comunque è meglio di niente. Vi serve poi un software di montaggio audio e video. In questo caso c'è AWS Video Editor, sia nella versione free quanto pay, e questo vi serve perché praticamente questo software vi permette di montare un filmato video aggiungendo quindi pista video e pista audio. Nella versione free di AWS Video Editor vi dovete pupare lo spam per quanto riguarda a video della pubblicità del software. Se invece lo comprate in versione commerciale vi spuntano nuove funzionalità oltre a scomparire, diciamo, la pubblicità a video del filmato. Altre soluzioni alternative possono essere la Nero Suite, che praticamente un po' tutti penso che abbiano, è un ottimo pacchetto software che è iniziato prima per fare la tostatura dei CD e di DVD, adesso ha tutta una serie di pacchetti software, tra cui anche un buoni elementi per quanto riguarda il video editor e l'audio editor. Non sono eccezionali, ma comunque hanno tantissime funzionalità. Chiaramente a pagamento, però è una buona suite, molto diffusa. Altri software di video editing possono essere Windows Movie Maker, che è gratis, Shotcut, che c'è sia per Macintosh che per Linux che per Windows, ed è gratis. Poi c'è anche Lightworks e Avidemux. Ok. Vi serve poi un software per elaborare delle immagini. Cosa servono le immagini? Servono per fare degli sfondi, per fare delle cover e quindi per eventualmente anche per mettere immagini dentro il file video. Tra questi, i vari software gratis che si trovano, suggerisco GIMP. C'è per Windows, c'è per Linux, c'è per Mac, c'è per tutto ed è gratis. Per quello che dovreste fare, diciamo, per quello che quindi dovete fare, vi basta e vi avanza. Inoltre, c'è da tenere presente che vi potrebbero tornare utili disporre degli effetti audio. Basta cercare in YouTube con Creative Commons Music e si trovano palate e tonnellate di musica gratis in copyleft da poter utilizzare sia come audio di sottofondo che come delle jingle per delle sigle introduttive. Tutto materiale in copyleft e Creative Commons che è facilmente utilizzabile. Attenzione, perché questo è un elemento non da poco: se utilizzate della musica coperta da copyright incappate in gravi problemi legali. Invece, utilizzando semplicemente il materiale soggetto a copyleft, avete risolto tutti i vostri problemi. Poi, che cosa vi serve? Ovviamente vi servono dei contenuti. A questo modo, potete iniziare, diciamo, dovete avere qualche cosa da dire, o avete già pensato
di che cosa cominciare a discutere e a ragionare, oppure se avete già un blog potete pensare a riciclare i vostri contenuti scritti trasportandoli in versione audio. A questo punto potete pensare di leggere i vostri post, oppure di discuterne rapidamente, oppure di farne una breve sintesi orale in modo da illustrare ai vostri ascoltatori quello di cui poi in specifico andate a parlare. Ovviamente potete sfruttare lo spazio della descrizione di YouTube per mettere eventuali link o diciamo varie note a supporto, come ad esempio la musica in Creative Commons, la licenza di Creative Commons e quant'altro. Non è un elemento marginale perché tutto quello che pubblicate in rete è normalmente oggetto di copyright. A meno che voi non specifichiate il copyleft. In questo caso, con il copyleft avete tutta una serie di opzioni che vi invito a andare a guardare sul sito di Creative Commons. Ci sono una serie di licenze gratuite che vi permettono di sharare e condividere gratuitamente verso tutti i vostri contenuti, avendo però la tutela legale, che non è da poco. Contenuti video ci possono essere o non ci possono essere nel podcasting, dato che caricando su YouTube potete impostare l'editing del file sia in modalità, diciamo, con immagine fissa, sia introdurre anche una pista video. A questo punto potete utilizzare la webcam del vostro notebook oppure del vostro computer, oppure utilizzare il vostro telefonino per fare dei filmati o delle recensioni e poi successivamente riversate il contenuto video nel software di editing video e lo montate con il file audio che io vi suggerisco di produrre a parte e poi inserire in un secondo momento appunto con il software di editing video. Ok, queste sono le cose che vi servono. Ora, dopo che avete procacciato tutto quello che vi serve andando in internet, a mio avviso è una cosa utile passare un po' di tempo a fruire un po' di podcasting che si trovano su YouTube, visionando i filmati altrui e seguendo sia filmati ad alte visualizzazioni sia filmati con basse visualizzazioni. Osservare è sicuramente un'attività utile, permette di imparare e di emulare, oppure di trovare quindi il vostro format personale per fare poi podcasting in modalità YouTube. Ricapitolando quindi, che cosa vi serve? Vi serve un microfono, vi serve un programma per registrare ed editare l'audio. Suggerisco Audacity oppure qualche altro. Vi serve un programma di editing video per montare l'audio con immagini oppure video. In questo caso io suggerisco AVS Video Editor, ma potete fare come vi pare. Vi serve poi un programma di grafica minimale per creare immagini di sfondo e o copertine. Io suggerisco GIMP. E poi ovviamente vi serve un account su YouTube. Se non l'avete già, lo dovete aprire. Cosa vi serve poi? Vi servono contenuti, cioè dovete avere qualche cosa da dire. Ciao, alla prossima.